forze dell'ordine, più uomini per arrestare mafiosi camorristi che sono a passo. I dati dell'inizio 2019 ci dicono che i reati e i delitti calano dell'8%, 70.000 delitti in meno nei primi 5 mesi di quest'anno rispetto ai 5 mesi dell'anno scorso, 80% di sbarchi in meno, dimezzamento dei morti in mezzo al mare, stretta e sequestro delle navi su chi aiuta i trafficanti, quindi meno Carola e più Oriana Fallaci, se devo riassumere. Una bella giornata a prescindere dai numeri, e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto, che per chi è stato a Medjugorje rappresenta il compleanno della Vergine Maria, e quindi sono convinto che sia un bel regalo all'Italia e anche al resto del mondo. Dunque, prescindere dai numeri significa che ci manceranno anche i numeri alla maggioranza assoluta, non tireranno le somme a questo governo. Oggi vado ai fatti. E i fatti sono più poteri alle donne e agli uomini in divisa e più controllo dei mari e delle frontiere. Del resto dei temi politici parleremo da domani in avanti. Perché mercoledì mattina ci sono le due mozioni sulla tavola. Appunto. Per oggi è una giornata troppo bella, questo 5 agosto è una giornata troppo bella per rovinarla con altri pensieri. Le 5 Stelle hanno detto la strapotenza della Lega, bisogna dire basta la strapotenza della Lega. Posso solo dire che sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi, non dalle opposizioni, ma dagli alleati. Però ripeto, oggi è il 5 agosto ed è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela. Senta, i fatti dicono che Savoini, dopo un vostro viaggio in Marocco, ha preso 150.000 euro. Lei lo sapeva, perché erano questi soldi? Per la Lega o per lui? Ci ho comprato gelati. Per mio figlio che poi è andato sulla moto d'acqua. Va bene. Senta, lei ha detto che ci sono delle... Ministro, lei conosce Kabashin, che rapporti c'è? Signore.